Ciao a tutti da Daniele, MotorPep, sei più Ninja o Z? Oggi parliamo di questi due modelli, new entry nella famiglia Kawasaki, Z500 e Ninja 500. Andiamo a vedere quali sono gli aspetti in comune e quali sono le differenze e i tipi di utilizzo, i range di utilizzo ottimali di questi due modelli. Partiamo subito dal dire che l'abbiamo vista in fiera, può sembrare un semplice upgrade del 400. In realtà no, ragazzi, qua è un progetto tutto nuovo e l'abbiamo provato e siamo rimasti sorpresi perché il motore va da Dio. È aumentata la coppia, i cavalli dichiarati non sono molti, ma un incremento di coppia a un numero di giri più basso, unito a una riduzione del peso, qui parliamo di 170 kg in ordine di marcia, fanno sì che queste due moto siano davvero bellissime da guidare e ci ha sorpreso anche il motore perché l'effetto on-off è inesistente, è adatto al neofita ma anche a chi si vuole divertire. È una moto che prende giri anche da fermo con la terza marcia, si tira un filo di gas e la moto esce da ogni situazione. Per cui faccio subito i complimenti a Kawasaki e ai collaudatori che l'hanno progettata perché è stato fatto su questa cilindrata veramente un lavoro eccellente. Di equilibrio, di neutralità della moto, di piacere di guida, stiamo parlando di livelli altissimi per il prezzo molto competitivo di queste due moto. Trovare i difetti è veramente difficile a questi due modelli. Partiamo dalla Ninja, che rimane nella famiglia Super Sport di Kawasaki. È stato fatto un lavoro di originalità anche per far riconoscere la parte anteriore, che sì, è simile alle sorelle maggiori, ma ha la sua linea ben marcata. E anche il disegno qua delle carene laterali dei convogliatori è proprio unico per questo modello, per la 500. Il modello verde KRT, che è questo, è solo in versione special edition, per cui con chiave elettronica e strumentazione TFT a colori. E parliamo quindi di una moto motore bicilindrico fronte marcia 400 cm cubi, 45 cavalli e mezzo, sospensioni a steli tradizionali con ammortizzatore posteriore regolabile e pinza del freno assiale Nissin. La ciclistica di questa moto non fatevi ingannare perché nonostante non sia a steli rovesciati con una pinza radiale, ma la moto frena bene e soprattutto ha un comportamento molto neutro e molto affidabile da grande sicurezza. Dicevo, 172 kg in ordine di marcia, peso molto basso, compreso benzina e tutto quanto, e altezza da sella di 78 cm e mezzo. Io sono alto 1,72 m, per cui riesco a toccare bene con tutta la pianta del piede e non mi dà fastidio al passaggio della gamba, la posizione della pedana e del pedale del freno. È diversa rispetto alla 500, innanzitutto la posizione di guida, perché qui sono meno caricato in avanti, la posizione delle pedane è più neutra, e anche i semimanubri sono rialzati come la 400, ma un pelino di più. Per cui qui non sono per niente caricato in avanti e grazie al nuovo disegno delle carene, dei convogliatori e il parabrezza maggiorato è una moto molto protettiva che si adatta bene anche al viaggio perché sono comodo con la schiena, ben riparato e il motore spinge. Infatti anche a 170-180 all'ora lo si sente bello pieno, la spinta è sempre progressiva e viene su anche bene anche agli alti. Questa è la versione Special Edition, quindi con comando della chiave elettronico e strumentazione TFT. Lo spazio che accoglie il passeggero della sella posteriore è buono, discreto, diciamo per considerata la categoria della moto, c'è una sella bella imbottita, un pelino meglio rispetto alla Ninja 400, al modello precedente. Comunque, per essere una super sportiva, si può viaggiare con un buon comfort. Quindi, riassumendo, qui abbiamo una moto che è più leggera, col motore che reagisce meglio anche con le marce più alte, a velocità basse, con più coppia, ed è una moto che è sia per sport. Kawasaki nel mondiale Super Sport 300 è anni che domina, con questo nuovo modello farà ancora meglio, ma è anche una moto adatta al turismo perché è bella protettiva. Veniamo adesso invece alla Z500, sempre versione Special Edition, qui
qui è cambiato proprio il disegno, è nuovo, inedito il gruppo del frontale del fanalino a LED. E questa è la colorazione rossa che si affianca alla verde per la versione Special Edition, che si differenzia rispetto alla versione base anche qui per strumentazione TFT a colori, che è completa di indicatore di marcia, numero di giri, contachilometri, e per le frecce a LED. Faccio sentire adesso la parte accesa. Motore bello reattivo, bello diciamo presente, e il gruppo dietro della moto, la parte posteriore, è in comune con la Ninja 500. Anche il collettore, la forma del telaio, gli agganci e tutto. Però qui abbiamo una moto con un manubrio che è particolare perché non ha un angolo di piega pronunciato, è quasi dritto. E fa strano vederlo così su una moto naked, sembra quasi una caffè, una moto una special. In realtà è molto accogliente e proprio invita a buttare la moto da una parte e all'altra, ed è questo aspetto che ci ha convinto di più provando la Z500, che è veramente bella da guidare sul misto, sulle strade di montagna. Ci si può togliere delle belle soddisfazioni, anche perché, come dicevo, effetto on off del motore nullo, per cui anche per i neofiti è molto facile, molto intuitiva come moto. Anche qui la sella è imbottita, è la stessa della Ninja, anche la posizione della sella del passeggero. La moto è sempre alta uguale, 78,5 cm, leggermente più leggera, di qualche chilo in meno perché non c'è la parte delle carene. E anche qui stessa ciclistica, sospensione anteriore, forcellone dietro regolabile, pinze del freno, per cui niente, è una moto che ha tanto da dire. E il segmento è bello competitivo, ma come equilibrio, stabilità e rapporto peso potenza nel complesso, qui parliamo di moto che hanno veramente qualcosa in più da dire rispetto alla maggior parte della concorrenza, perché sembra di guidare moto di una cubatura maggiore e un prodotto davvero maturo e studiato bene. Non partono certo da una base negativa, anzi già il 400 erano veicoli fantastici, qui l'asticella si è alzata ancora di più. La Z è proposta a 5.990 euro la versione base, 350 euro in più, quindi 6.340 la versione Special Edition. Rossa e verde Special Edition, la base invece è nera. La Ninja 500 invece è a 6.490 euro la base e 500 euro in più la Special Edition verde oppure grigia con i dettagli verdi. Quindi 6.990 euro franco concessionario. Vi aspettiamo da MotorPep per conoscere disponibilità, promozioni, finanziamenti, eccetera. Visitate il nostro sito motorpepstore.it e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Daniele, ciao!